ragazze, ciao ragazzi. Spero come al solito di non avere rossetto tra i denti, che è una cosa comunissima nei miei video. A volte si vede, a volte no, ma quasi sempre ho rossetto sui denti. Comunque, oggi volevo, in realtà, vi faccio anche vedere, volevo filmare il video su questo mascara, che è un mascara, ragazzi, pazzesco, che è molto molto famoso in Asia. E vabbè, ti allunga le ciglia, cioè smisuratamente, è pazzesco. Però oggi, anzi, è una combinazione di mascara e fibre particolari. Comunque vabbè, poco importa, perché in realtà, come avete visto dal video, questo video parla di trucco, di tutto tranne che di trucco. Allora, ovviamente avrete capito dal titolo che, insomma, voglio menzionare tutto il dramma di Instagram, eccetera. Allora, numero uno, voglio ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze che mi hanno mandato messaggi bellissimi, che mi hanno lasciato bellissimi commenti, perché sono davvero tanti, e voglio dirvi che, insomma, mi fa sempre piacere sentire i vostri incoraggiamenti, sapere che siete contenti se ritrovo la mia felicità, se sono felice, se sono sorridente, se sono contenta, se, insomma, se sono serena. E quindi vi ringrazio tanto, anche chi mi ferma per la strada e me lo dice face to face, è tanto tanto bello, e lo apprezzo davvero tantissimo. C'è però da dire che, piccolo preambolo, perché ovviamente se non avete Instagram non capite quello di cui sto parlando, magari nei commenti qualcuno può spiegarlo, eccetera eccetera. Allora, dopo avervi menzionato di questo ragazzo nella mia vita, che io non avrei mai immaginato che uscisse una roba del genere, ho anche postato un paio di foto su Instagram, come vi anticipavo in video, senza esporlo troppo, ma foto che secondo me sono carine e che mi va di postare sul mio profilo, perché è il mio profilo Instagram, cioè, e quindi mi va di postare foto con il mio ragazzo, con le mie amiche, con la mia famiglia, o, insomma, di me in giro, insomma, sono le classiche foto che postano tutti, solo che io non ho 30 follower, ne ho 350.000, e quindi sembra quasi che io non possa purtroppo caricare le foto che voglio su Instagram, perché devo in qualche modo anticipare e aspettarmi le reazioni della gente. E certamente sono foto che io ho postato sapendo che comunque magari avrei ricevuto tante domande, eccetera, perché sono su YouTube da 10 anni, sui social da 10 anni, quindi posso aspettarmi che la gente sia curiosa, eccetera eccetera. Non mi aspettavo però una roba del genere, non mi aspettavo migliaia e migliaia di commenti pubblici e privati che mi chiedono riguardo questo ragazzo. Ho visto supposizioni tra le più assurde che io avrei, cioè, nemmeno io sarei mai riuscita ad inventare certe cose, come riesce la gente veramente nei commenti. Ma il bello è che me ne sono accorta da quando sono appunto sui social, scusate, io mi sistemo la maglia proprio senza ritegno, da quando sono sui social mi sono resa conto che la gente, uno, se non c'è gossip sicuro lo inventa, due, quello che la gente inventa poi si autoconvince che sia la realtà. Ho letto delle cose allucinanti, a parte anche determinate offese molto 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 gravi, da querela proprio, per diffamazione, ma brutti brutti, con insulti molto molto pericolosi, ripeto, da querela. Per fortuna io non sono una ragazza, non lo so, sono molto protettiva verso le ragazze più giovani, ma per fortuna che io non sono una ragazza giovane, piccola, che magari può rimanerci male per queste cose. Grazie a Dio sono una donna di 30 anni suonati e non ci rimango male, o perlomeno ci rimango male, ma non può diventare un problema nella mia vita un tipo di commento di questo genere, perché è il mio lavoro e ci sono abituata e comunque me l'aspetto, eccetera eccetera. Però mi è stato detto cagna, mi è stato detto fai schifo, vergognati, le parolacce che potete immaginare più indicibili, addirittura sta cercando un modo per suicidarsi, sparati, e questo è solo, immaginate che questo è solo l'1% di tutto quello che mi sono sentita dire in questi giorni, sia in pubblico che in privato. Allora, questo del bullismo un po' è un tema che, come sapete, a me è sempre stato molto caro, perché sia io che molte mie amiche, a cui tengo tanto, e ne parlavo proprio
ieri con una delle mie migliori amiche, una mia grande grande amica da sempre, perché anche lei è stata bullizzata molto alle medie come me, ci ricordavamo un po' del periodo perché appunto andavamo in classe insieme eccetera eccetera, e non è una bella cosa. So cosa vuol dire stare male tutto il giorno dopo la scuola, tutta la sera e la mattina dopo avere quel magone prima di andare in classe, perché sai che sarai presa di mira dal solito ragazzino che nonostante tu non gli dedichi un secondo della tua attenzione, sai che lui ti offenderà, sai che ti farà i dispetti più brutti, che poi non sono dispetti, sono cattiverie. Alle medie li chiamano dispetti, ma sono cattiverie brutte, che farebbero male anche una donna oggi, figuriamoci a chi ha quell'età. E questo bullizzare le persone mi fa tanto tanto arrabbiare, soprattutto per quello che si sente, nel senso che ci sono ragazzi, ragazzini che soffrono talmente tanto per questo genere di bullismo, ma anche e soprattutto ultimamente di cyberbullismo, che finiscono per fare le cose peggiori, suicidarsi eccetera. Io ovviamente non mi paragono per niente, perché ripeto, posto una foto del genere, più o meno so quello che mi aspetta, anche se non mi aspettavo una roba del genere, comunque più o meno so quello che mi aspetta, conosco i miei polli un po' e non mi tocca talmente tanto come potrebbe toccare una ragazza o un ragazzo giovane, come magari potrei rimanere, cioè come magari potrebbe aver toccato me se io fossi stata piccola. E quindi è una cosa che ritengo molto molto grave. Mi fa ridere il fatto che, e qui ragazzi, io lo ripeto, ma mi fa tanta tanta pena e tanta tristezza vedere donne, e vi parlo di donne di 30, 40, 50 anni, ok, perché vedo le foto, vedo i profili, guardo, mi fa tanta tristezza vedere donne di questa età, che sono più grandi di me, che vengono a dire a una ragazza più piccola di loro su internet, che non conoscono, di cui non sanno nulla, perché della mia vita privata ovviamente si sa quello che io ho messo su YouTube, ma sono persone che io non conosco sostanzialmente, che vengono ad insultarmi e a dirmi delle cose indicibili. Mi dispiace tanto per queste donne, spero che... non lo so, probabilmente non ci crederete, ma mi dispiace davvero tanto, perché io vorrei che tutti fossero felici, che tutti avessero una vita che li soddisfa, e se tu sei su YouTube a trattare male, tra virgolette, ad offendere ed insultare persone che non conosci, che magari hanno 20 anni meno di te, due domande te le devi fare. Mi ha fatto molto ridere il fatto che ho letto dei commenti in cui mi... e io voglio menzionarle queste cose, poi vabbè non ne parlerò più negli altri video perché non ha senso, però queste cose voglio menzionarle perché io non ho niente da nascondere, ho la coscienza pulitissima, quindi le menziono senza problemi. Mi ha fatto tanto ridere quando le centinaia di commenti che mi hanno detto: non potrai mai avere una relazione seria se passi da un uomo all'altro così. Come faccio? Come fanno a dirmi che non potrò mai avere una relazione seria se ho avuto una relazione di 14 anni e poi un'altra di 3 che si è appena conclusa? Io ho avuto solo relazioni serie e ho solo relazioni serie, comunque. Tanto io capisco anche questo, infatti non voglio lamentarmi con questo video perché a me, ovviamente, essendo una businesswoman, non è bello da dire, ma essendo YouTube e i social, il mio lavoro, un influencer, mi fa piacere se vedo che ci sono molti commenti, molti click sulla mia foto, eccetera. D'altra parte mi sembra veramente allucinante che mi vengano dette certe cose che sono tutto il contrario della realtà, cioè non solo distanti, ma proprio tutto il contrario, tipo questa persona avrà più soldi dell'altro, ma io non ho mai usato, cioè non ho mai chiesto e non mi sono mai fatta fare regali dai miei ragazzi, eccetera, cioè tutto quello che mi compro è comprato con i soldi che mi guadagno da sola, non chiederei mai, cioè, che ne so, a un mio ragazzo non avrei mai chiesto al mio ex marito Tomas di comprarmi, non lo so, una borsa, di comprarmi questo e quello, quando posso benissimo comprarmele da sola queste cose, ed è quello che ho sempre fatto, perché così mi è stato insegnato, se una cosa puoi comprartela da sola, ok, altrimenti non vai ad aspettare, cioè non vai a chiederlo agli altri, a pretenderlo dagli altri, non so... Se mi capite, ecco, non sono mai stata una ragazza che cercava il denaro nei rapporti di coppia o di amicizia, eccetera, tant'è vero che non ne ho mai avuto neanche bisogno, ma anche se ne avessi avuto bisogno non l'avrei fatto, perché magari quando
non lavoravo, per esempio, e quando ero una studentessa normalissima non andavo comunque in cerca dei soldi degli altri, ecco. Quindi quello che ho me lo sono sempre guadagnato da sola. Tutto quello che vedete, tutta la mia cabina armadio, tutte le mie borse, i miei vestiti, ok, tutto, tutto, tutto l'ho sempre acquistato da sola. E anche qua è veramente, veramente triste che venga detto ciò, perché cioè sono le donne che dicono questo ad altre donne, non si fa. E poi il bello è che quando clicchi su questi profili che insultano, giudicano, vedi c'è scritto il mio motto è vivi e lascia vivere. Cioè tipo io faccio meditazione, ma come fai meditazione? Hai passato le ultime 7 ore della tua vita a commentare le mie foto criticando e giudicando la mia vita privata di cui non sai nulla, litigando con altre persone sconosciute su internet nei commenti, come fai a dire che fai meditazione? Cioè io non lo so. Ma comunque, altra cosa, mi è piaciuto vedere tantissimi commenti che dicevano, e io ovviamente non sto parlando, piccola grande parentesi che voglio fare, non l'ho fatta abbastanza presto in questo video secondo me, ma è molto importante. Io so che questo genere di commento non viene da chi fa parte dei miei follower veri, perché i miei follower veri sanno chi sono, me lo dicono quando mi incontrano, mi scrivono dicendo che a loro interessa solo la mia felicità, il fatto che io sia serena, e non gli interessa più di tanto della mia vita privata. Interessa, ma marginalmente, nel senso che se voglio condividerlo sono interessati, ma non hanno questa cosa morbosa di voler a tutti i costi sapere e di avere, e non hanno questa cosa morbosa di voler a tutti i costi pretendere di sapere cose che non sanno sulla mia vita privata. Ecco, questa non è la mia family, lo so bene, lo so perché me lo dite agli incontri, lo so perché vi incontro per la strada, lo so perché mi scrivete e io scrivo e ho dei rapporti, cioè ho dei rapporti nel senso mi scambio dei messaggi con determinate follower che ormai considero amici e amiche e so come la pensano, quindi ok. Quindi mi sto riferendo a chi non fa parte tanto della mia family, ma più quella fetta di persone che magari mi segue, non mi segue, non sa praticamente tanto bene le cose su di me e viene soltanto perché si diverte magari a passare qualche ora della giornata così a scrivere. Che ripeto, di cui non mi lamento perché ovviamente non può che farmi, tra virgolette, piacere, però mi ha stupito molto e mi ha fatto ridere tanto, perché, cioè, mi dispiace dirlo, però, se ci sto male per questo genere di commento, eccetera, ad un certo punto anch'io dico, cavolo, però posso anche io divertirmi un po', e quindi magari ci gioco un po' e poi leggo tutti questi commenti e me la rido di sano gusto, perché non è possibile che qualcuno, cioè donne, ma soprattutto anche gente più grande di me, non è possibile che siano così interessati alla mia vita privata da stare lì tutto il giorno, ma soprattutto ad inventarsi le cose. Tipo mi è stato detto che quando uscivo con Tomas stavo ancora con il ragazzo prima, che non è assolutamente vero. La prima volta che io ho visto Tomas ero single da oltre 3 mesi, da 3 mesi e mezzo. La prima volta che l'ho visto, cioè visto proprio. E quindi cosa assolutamente non vera, ma il bello è che la gente si convince, ma anche se fosse, comunque io non giudicherei qualcuno perché, perché non sapete, cioè non, chi mi segue non sa come vanno le cose, non sa quanto magari io ho sofferto, quanto tempo prima io sono stata male, prima di arrivare ad una determinata conclusione. Se seguite i miei video sapete che io tendo a trascinare le cose già finite, questo è un grosso problema che ho per un bel po', prima di terminarle, quando avrei già dovuto farlo tanto tempo prima. Non so perché lo faccio, ma questo è un problema che ho, tendo a non voler lasciare la situazione. Di questo ho fatto un video a parte sul perché, che anch'io non ho ancora ben capito. Comunque, ad un certo punto, quando tronco, per me è finita seriamente. Per esempio, la mia ultima relazione, insomma, lo sapete tutti, eccetera, noi ci siamo lasciati a settembre. E adesso che sono passati bene o male 5 mesi, è normale che entrambi ci stiamo rifacendo una vita, e visto che a noi va bene, mi sembra così strano che non vada bene a chi, cioè a chi mi segue sui social media. Cioè non lo so, non lo so, scusatemi se mi metto a ridere, vi giuro, ma io ho fatto delle foto talmente tranquille che a me piacevano e che potevo immaginare, che insomma curiosità eccetera, però c'è una
curiosità morbosa da parte di determinate persone. Cioè, tipo, prima ho letto un commento, io vi giuro, io potendo farvi vedere tutti i commenti privati, ma non posso, perché legalmente non posso far vedere i messaggi privati, ok? Ma per esempio ce n'era uno, boh, a parte che sto perdendo un sacco di capelli, diventerò calva. E ho letto un commento, per esempio, ma perché voi eravate una coppia così bella, questo matrimonio da favola, io vi ho voluto tanto bene e adesso Nicole tu mi hai delusa perché l'altra persona può rifarsi una vita, io no, ma tu mi hai delusa, non si fa, ovviamente non mi ha detto, cioè non me l'ha scritto in questi termini, mi ha scritto parolacce di tutti i tipi, ok? Io quindi mi sono detta, cavolo, questa magari è veramente una follower, dice che insomma ci voleva bene, noi due insieme, il nostro matrimonio da sogno, che insomma si è commossa. E cosa faccio io su Instagram in questi casi? Vado a cliccare sul profilo della persona, se riesco a parlare, e poi va, sì lo so, mi tocco sempre i capelli, smettila Nicole, smettila, e vado a cliccare sul profilo della persona e clicco su invia messaggio. Perché? Non perché voglio scrivere a questa persona, ma perché in questo modo posso vedere tutta la cronologia completa di messaggi che questa persona mi ha mandato fino a questo momento. Per esempio, questa persona, vado a vedere, è una signora di almeno 50-55 anni, tipo qualche anno in meno di mia mamma, ok? Per farvi capire. E vedo che mi scrive praticamente ogni story che posto, solo offese. E poi il giorno del mio matrimonio, io ho scrollato fino a su, il giorno del mio matrimonio mi scriveva: il tuo vestito e il tuo matrimonio sono una pagliacciata. E quindi dico, come fai tu adesso, a quasi, ok, 2 anni dal mio matrimonio, a dire 1 anno e mezzo, quanto è passato, a dirmi che tu ci hai sempre voluto bene e che sei una follower e che il mio matrimonio era un matrimonio da sogno, se 2 anni fa esattamente tu mi scrivevi che il mio matrimonio è tutto una pagliacciata? Ci vuole veramente coraggio, però il bello è che chi ovviamente va e legge i commenti queste cose non le può sapere, ma io le so, le vedo e mi fa abbastanza ridere. Così come io, sapendo la verità, come sono andate le cose, quello che io ho subito, quello che io ho sofferto, mi fa ridere che vengano inventate talmente tante cose quando la verità la gente non la può sapere. Ma certo, certamente, io non voglio, non posso raccontare tutta la verità. Posso capire che comunque tantissima gente che mi segue è curiosa, va bene, a me non dà fastidio. Voglio ripeterlo di nuovo perché non è ben chiara questa cosa, a me non dà fastidio. So che è normale, anche io sono curiosa riguardo ai fatti degli youtuber che seguo, anche fatti personali. Non posso dire di no, è normale, ti affezioni ad una persona, vuoi sapere tutto. Il fatto è che io sono con il cuore in mano a dire che purtroppo... ma non voglio nemmeno raccontare determinate cose, perché è giusto che rimangano private. Posso raccontare quello che ho raccontato, il resto non mi va, però so quanto ho sofferto e spero che chi mi segue davvero con affetto, non chi ovviamente fa finta come queste persone che vi ho descritto poco fa, ma spero che chi mi vuole bene sia felice se io sono felice, sono serena, ok? Questo è un po' il messaggio del video di oggi, che in realtà vi giuro non so che titolo metterò, probabilmente qualcosa legato al dramma di Instagram. Non avevo un copione, boh, non ho mai un copione per i miei video, diciamo la verità, dico, siamo così professionali, però non volevo soltanto menzionare questo fatto, perché se appunto per noi va bene rifarsi una vita, non vedo come possa essere un problema per chi mi segue. Io ho letto talmente tante cose che sono inventate di punto in bianco, che ad un certo punto mi sono veramente messa a ridere, perché non so come mai la gente sia così curiosa riguardo alle mie questioni private. So che, cioè, mi aspettavo che postando delle foto così, no, in cui insomma sono ovviamente con un ragazzo ma non si vede lui chi sia, ci sarebbe stato un po' di curiosità, ma non immaginavo una roba del genere. Cioè, qui è veramente assurdo, e soprattutto è la mia pagina, quindi io voglio postare queste foto, le posto. Se risveglio tanta curiosità, mi dispiace fino ad un certo punto, non lo faccio apposta per essere cattiva, comunque quando sarà il momento, insomma, saprete tutto, 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 ma logicamente bisogna avere anche un attimino di pazienza nella vita, perché veramente è una cosa, boh, non lo so, è allucinante secondo me vedere certe cose
da, cioè io che so come sono andate le cose, vedere e leggere certe cose mi fa un po' arrabbiare, mi delude tanto e mi fa perdere un po' di speranza nell'umanità. Detto questo, però, è importante per me che sappiate che io, come ho detto anche in un altro video, che non so perché, scusatemi, bevo giusto un sorso d'acqua perché con tutte le luci in questa stanza fanno 56 gradi. Ok, è assurdo come mi venga anche detto tu non vuoi che si parli della tua vita privata. Non è assolutamente vero, per me non c'è alcun tipo di problema, mi sembra anzi normale, ma mi fa anche piacere perché vuol dire che comunque la gente, bene o male, si è affezionata a me così come io sono affezionata ad altri youtuber. Però ritengo che sia un fenomeno molto interessante come alcune cose vengono inventate dal nulla, cioè tipo così, campate in aria così, e poi si continui su questa linea come se fosse vero, cioè dando per scontato che sia vero. Ripeto, alcuni commenti che io ho letto da persone, perché io dei miei follower attivi, tanto attivi, che mi scrivono eccetera, riconosco i commenti eccetera, e queste sono persone che non mi hanno mai scritto un messaggio privato, non l'ho mai, cioè mai, non sono follower. Ed ho letto delle cose che non so come descriverle, ma sono talmente assurde che non so cosa pensare. Cioè, la cosa comunque più in voga e che mi dà così fastidio è: ah, hai trovato un altro ricone. Io non so queste persone come siano state cresciute, ma io non ho mai guardato. Vabbè, comunque l'ho già menzionata questa cosa, ma io non ho mai guardato nei portafogli di chi mi innamoravo e basta. Mi sono innamorata e basta, un paio di volte nella mia vita e basta. Quindi, indipendentemente, quindi questo bisogna, cioè dovrebbe essere ovvio. Però visto che non lo è, evidentemente per alcuni, devo ribadirlo. Se anche io sono stata in passato con persone che come me, tra l'altro giusto per chiarire, stanno bene economicamente, non ricche, ma stanno bene economicamente, non significa che io abbia usato il loro denaro, perché ripeto di nuovo e non lo farò mai più, basta, cioè mi basta il mio. Quindi ok, non voglio risultare spocchiosa eccetera, ma visto che ricevo questo genere di commento barra insulto che è completamente inventato, è non so perché, ma mi piace dirla questa cosa, perché magari chi scrive poi quei messaggi capisce di essere un pochino fuori luogo, boh, anche se non lo capisce fa niente, continuate a scrivere messaggi, mi fa solo piacere. Però ecco, volevo chiarire il fatto che comunque è la mia pagina Instagram, continuo a postare cose che voglio, vi avevo anticipato che non avreste visto questo ragazzo da subito, quindi capite se nelle foto su Instagram non si vedrà da subito, cioè per il momento, ragazzi, ma cosa volete che vi dica? Cioè, datemi pace un attimo, nemmeno io so esattamente cosa fare ad ogni istante o come procedere con il mio canale YouTube, visto che è appunto un sunto della mia vita, quindi a seconda di come va la mia vita va anche il mio canale YouTube, quindi capitemi, ok? Ok, per il momento è così. Certo che so di risvegliare un po' di curiosità, pensavo di risvegliare un po' di curiosità, ma qui la gente è morbosamente curiosa e... cioè addirittura mi augura la morte perché io ho postato una foto abbracciata ad un ragazzo, quindi, cioè sul mio Instagram peraltro, non è che sono andata sui profili della gente a mandare questa foto, cioè io posto sul mio Instagram il mio nome, cioè se poi uno vuole seguirmi mi segue, se uno non vuole seguirmi non mi segue, però se ho così tanti follower evidentemente la gente vuole vederle, non so che cosa dire, cioè io continuo a postare quello che mi sento di postare, né più né meno. Non mi dà fastidio che se ne parli, non mi dà fastidio che mi vengano chieste determinate cose, se posso rispondo magari anche in un video e se non posso, non me la sento, non rispondo, ma
Va bene chiedere, cioè per me non è un problema, anzi mi fa piacere, però rimango veramente sconcertata quando leggo determinate cose, specialmente quando arrivano da donne, specialmente di donne di una certa età, perché qui si sta parlando di donne ben più grandi di me. Persone che scrivono una parolaccia dietro l'altra, offese ad una ragazza più piccola di loro su Instagram, e poi dicono: io ho due figli, forse dovresti evitare di stare su Instagram ad insultare una ragazza che ha 20 anni meno di te. Specialmente se hai due figli e vuoi dare il buon esempio, però io la butto lì così. Però in realtà so che il 90% di persone, insomma, mi supporta, mi segue, mi vuole bene. So anche che per queste persone questi video sono un po' un... come dire, Nicole, noi ci siamo, ci facciamo sentire... Siamo la tua famiglia, ti vogliamo bene, ti diciamo di non badare a queste cose e tu comunque lo fai, tu comunque dai importanza a queste persone. Lo so, avete ragione, anch'io sbaglio, non, tutto quello che faccio non è giusto nella vita, non ho ragione, non pretendo di avere la ragione in tasca, però quando vedo questi putiferi mi viene da... mi viene automatico rispondere, parlarne, perché... Boh, non so perché, più che altro è la mia vita privata e condivido più che posso, quindi capisco tutto quanto, l'unica cosa che non capisco sono veramente gli insulti, cose che non dovrebbero esistere, dovrebbe esserci una specie di filtro, una specie di controllo sui social secondo me, perché c'è un genere di persona molto pericolosa, perché... andare a scrivere a qualcuno, ah, starà pensando come suicidarsi, oppure scrivere offese gratuite a qualcuno che non conosci, così pesanti e gravi, non dovrebbe essere possibile, proprio perché, come vi dicevo prima, se magari io posso farci un video, rimanerci male per 5 minuti, poi farci un video e riderci su, magari qualcuno che è molto più giovane di me potrebbe reagire in modo diverso. E questa, ripeto, è una cosa che mi sta tanto a cuore, perché ci sono stata tanto tanto male per parole del genere quando ero più piccola, non c'era quando io ero alle medie ed ho subito ciò, non c'era internet, bene o male come quello che c'è adesso, cioè non c'era internet che c'è adesso, non esistevano i social media, ecco internet c'è, ma non esistevano i social media e quindi non esisteva il bullismo online. Posso solo immaginare che cosa voglia dire per un ragazzo o una ragazza dell'età che avevo io, un po' più grande, un po' più piccola, insomma avete capito cosa significa subire bullismo a scuola, poi una volta arrivati a casa subire bullismo anche tramite i social media, deve essere un inferno. E io, tra l'altro, mi viene anche detto agli incontri di determinati ragazzi e ragazze che ci soffrono tanto per questa cosa, voglio solo farvi capire che purtroppo il mondo è pieno di persone cattive e le persone cattive di questo genere, quando vedono che qualcuno è debole, sensibile, attaccabile, ci si attaccano come delle sanguisughe, purtroppo nella vita esistono. Solo che nella vita riesci bene o male a sviare e ad evitare queste persone in qualche modo, purtroppo quando sei a scuola diventa un po' più difficile. Sappiate che comunque siete in tanti ad avere questo problema, io per prima, ma dopo la scuola è più fattibile ed arrivate a superare quel momento e a diventare veramente veramente forti, cioè fino... in modo che la gente non possa più ferirvi come succedeva una volta, ok? Però appunto chi lascia dei messaggi del genere li inviterei a riflettere, perché è seriamente sbagliato. Comunque, penso che, vabbè, sicuramente volevo aggiungere altri miliardi di... Oggi non riesco a parlare, sicuramente volevo menzionare un altro centinaio di cose, mi verranno in mente quando spegnerò questa videocamera, comunque anche le supposizioni che vengono fatte sul, cioè su questo mio ragazzo adesso, ok,
è talmente assurdo che vengano fatte supposizioni su una persona di cui non sapete niente, che vi prego. Parlate di me, lasciate fuori gli altri, chiunque altro da questa cosa. E ripeto, che piaccia o no, io sul mio Instagram ci carico quello che voglio, sta poi alla persona. Io leggo un sacco di commenti, ecco, anche questo volevo menzionare, io leggo un sacco di commenti che dicono: io non ti sopporto, ogni tanto guardo i tuoi video, le tue foto, ma io non ti sopporto, non mi convinci, sei falsa. Ognuno può credere quello che vuole, ma io poi vado a vedere, sempre send message a queste persone, e vedo che sono 2-3 anni che continuano a guardarsi tutte le mie stories, a commentarle, a guardarsi tutte le mie foto, i miei video, a commentarli. Allora, ma perché lo fate? Cioè, siete masochisti? In realtà siete followers, ma vi mascherate da haters, non si sa perché, cioè non riesco a capire. Capisco però che il gossip piaccia tanto, lo so, perché qualsiasi titolo, qualsiasi foto che abbia un po' di gossip fa il boom, cioè c'è sempre questa roba qua. Mentre magari i video che faccio, che possono anche essere molto più inspirational, tipo quelli sulla legge dell'attrazione, vengono visti e non visti, che in realtà quelli sono veramente i video in cui mi conosci, quelli sono i video in cui magari puoi anche migliorare la tua vita in qualche modo, o secondo me puoi farlo, quindi però no, i video e le foto che fanno più scalpore sono queste, quella in cui io tengo la mano ad un ragazzo e sono veramente una brutta persona, perché dopo 5 mesi che ho concluso la relazione precedente io posto una foto con un ragazzo mano nella mano. Mi viene detto che sono un cattivo esempio, ma io sono una persona onesta che non ruba, che già è tanto credo, che non fa niente di male, ripeto, una persona onesta, che ha trasformato la sua passione in un lavoro, e questo mi piace fare. Mi piace usare i social media come una ragazza della mia età e mi piace postare le cose che tutte le ragazze della mia età postano, solo che io ho tanti follower e quindi ogni cosa che faccio viene messa sotto il microscopio. È quello che volevo alla fine, sì, è quello che volevo, quindi non posso lamentarmi. E quindi che cosa ci devo fare? È così, se mi incontrate per la strada ditemelo, perché poi vedo commenti che dicono: ah, io l'ho vista con questa persona, io l'ho vista. Magari insomma, se mi incontrate per la strada salutatemi, perché poi non è tanto carino andare, cioè, a parlare di me eccetera, però senza magari venirmi a dire ciao, boh, non lo so, forse io non mi sento una VIP o un personaggio famoso e non riuscirò mai a sentirmi un personaggio famoso, quindi per me è assurdo che qualcuno mi veda, non venga a salutarmi e poi vada sulle pagine di gossip o sul mio canale a fare gossip su ciò, perché io non mi sento di essere una persona così importante che la gente possa avere questa curiosità morbosa. Quindi sì, questo è quanto. Volevo rispondere a determinate cose perché mi fanno veramente veramente ridere, specialmente quando io provo a controllare questi profili e vedo che queste persone sono anni, mesi, anni che mi offendono eccetera. Io vi dico la verità, tutte queste offese io avrò bloccato 3 persone, tutto il resto non sono riuscita neanche a leggere tutto, perché è scoppiato una roba mai vista, che purtroppo è così, e ci sono gli upside e i downside, cioè ci sono gli alti e i bassi di essere un influencer, youtuber, quello che volete, e questi sono un po' i bassi, però è un periodo della mia vita in cui sono molto felice, sono serena, sono tranquilla, e quindi riesco a guardare questi commenti e a farmi una sana grossa risata, e questo credo che sia molto importante, perché forse è raggiunto il momento che io, ci sono sempre riuscita a riderci su, però forse sto raggiungendo un punto in cui non ci rimango neanche più male, perché, e non mi interessa neanche più tanto cancellare e bloccare i commenti, i messaggi, perché penso che una persona che scrive determinate cose, specialmente di una certa età,
si commenti da sola e penso che lasciare determinati insulti sia meglio in modo che tutti possano vedere quello che questa persona scrive sui social. Perché se io avessi un'amica, una zia, una nonna, perché insomma 50 anni, io vedo veramente queste signore, io non so che cosa pensare, vedo che scrive queste robe sui social, mi prende un po' un colpo e mi faccio due domande, tra l'altro in un italiano stentato, però questo è un altro discorso. Comunque, questo è quanto, ragazzi, questo è quanto mia family. Scusatemi se ultimamente ho fatto tanti video chiacchiericci. Non è un periodo facile neanche per me. Comunque, calcolate, non sono mai, mai a casa se non praticamente per filmare e per preparare scatoloni. Quindi è un periodo un po' stressante, forse per questo sto prendendo un sacco di capelli, ma presto sarò in casa mia e quindi sarà tutto molto più semplice e tranquillo, e basta, sostanzialmente questo è quanto. Ripeto, come ho detto in uno degli ultimi video in cui insomma rispondevo alle assumptions su di me, continuerò sempre a mostrare la mia vita fino al, cioè quello della mia vita che io mi sento di postare. Al momento è questo. Non sono cattiva se lo faccio. Se avete questa curiosità morbosa, fatevene una ragione. Aspettate di sapere, altrimenti continuate a fare supposizioni campate in aria. E a me va bene, come ho detto in quel video, io accetto tutto. E ripeto, non sto a bloccare tanto tutte queste robe qua, perché credo che chi offenda e scriva determinate cose si commenti da solo. E specialmente chi lo fa per giorni interi, che mi fa veramente ridere. Comunque, questo è quanto. Ripeto, era forse quello che ho sempre voluto? Boh, vabbè, quando io ho iniziato, in realtà, uno, non sapevo si potesse arrivare ad avere tanti iscritti, due, non sapevo che questo poteva diventare un lavoro. Quindi non è esattamente quello che io ho voluto, è quello che mi è successo. Però, d'altra parte, se non mi piacesse quello che faccio, non sarei andata avanti e non continuerei a farlo da 10 anni, perché ragazzi, ad agosto sono 10 anni che io sono su YouTube, 10 anni dobbiamo fare un mukbang di quelli, cioè con mega torta, qualcosa. Consigliatemi cosa fare per il 10º anniversario su YouTube, ragazzi, è una cosa huge, è una cosa enorme, devo fare qualcosa di figo, cioè voglio una torta almeno 3 volte quella di Trisha Paytas per il suo 15º compleanno su YouTube. No, non poteva essere 15º, perché YouTube è del 2005. Forse decimo anche lei, boh, non lo so. Comunque, scrivetemi, non mi ricordo. Comunque, sì, evidentemente è esattamente quello che volevo. Però a volte è un pochino assurdo tutto ciò, perché mi sembra tutto surreale, cioè il fatto che, insomma, appunto, avete capito, il fatto che la gente si interessi così tanto a me, che di speciale c'è, cioè, cos'ho? Boh, non lo so. Comunque, adesso vi saluterò perché è tardi, è mezzanotte e 34 in questo momento, ovviamente non si vede niente, io poi non so mostrarlo, se la mostro così l'ora è al contrario. Vabbè, comunque devo andare a fare la valigia, perché dopo domani, praticamente domani vado a Berlino, però domani non sarò a casa, quindi devo essere pronta per dopodomani. E quindi perdonatemi se salterò qualche video questa settimana, perché appunto da Berlino non so come sarò con la connessione, ma soprattutto non so quanto tempo libero avrò, cioè per poter stare al computer. Filmerò vlog, eccetera, ma non riuscirò probabilmente a stare al computer a montare. Io comunque mi porto il computer dietro, non sono mai stata a Berlino, quindi sono molto contenta, curiosa. Se ci siete state, scrivetemi com'è stato per voi. Però io mi porto il computer, non sono sicura di riuscire ad editare. Comunque filmerò mal che vada, edito quando torno a casa e poi vi carico i video. Quindi non so come sarò questa settimana con la schedule di caricamenti. Io ci provo a fare un video. Anzi, sicuramente, allora lunedì il video c'è, che sarà questo, ma martedì non ci sarà un nuovo video. Spero invece di riuscire a caricarlo poi mercoledì, giovedì, venerdì, ma vi farò sapere. Mal che vada, seguitemi su Instagram, mi trovate come KissedMakeup01, trovate il link qua sotto. Comunque potete anche cercare Nicole Hussel, lo stesso nome che ho qui su YouTube, e mi trovate, perché magari lì vi posto post e stories, eccetera, eccetera. E vi posterò anche delle anticipazioni su quello che vado a fare a Berlino, perché per adesso è top secret, non posso dirvi nulla. Però sarà un progetto molto interessante, è una cosa mia
personale, personale, io tutta emozionata, quindi sarà una cosa mia che insomma mi entusiasma tanto e quindi ci stiamo lavorando, ma work in progress, ma saprete in realtà presto di quello, non passeranno 2 anni come il kit, anzi molto molto presto saprete di che cosa si tratta, perché stiamo lavorando veloce su ciò. Quindi questo è quanto. Vi voglio bene, mia family, grazie ancora per il supporto, vi prometto che non mi perderò più così tanto in chiacchiere riguardo haters e roba del genere, ma è più forte di me, sapendo che ho la coscienza non pulita, linda, li faccio questi video e rispondo, perché non ho niente da nascondere, non avrò mai niente da nascondere, quindi continuerò sempre a condividere la mia vita privata più che posso sui social. Ormai sono 10 anni che lo faccio e per me è normale, per me è naturale, non riuscirei a togliere la sfera privata così completamente da YouTube, e chi lo fa lo rispetto, ma per quanto mi riguarda non è quello che voglio fare. Voglio mettere, se non posso il 100%, ma voglio mettere il 90% di me, della mia vita, sui social, e forse è anche questo un po' il tra virgolette segreto del mio canale, perché chi mi segue non vede solo le robe belle, ma vede anche le catastrofi, tipo un divorzio, e quindi magari sa che non sono solo la persona perfetta che può sembrare, perché ci sono alti ma anche bassi nella mia vita, ma non per questo, è perché voglio condividere tutto con i miei follower. L'ho sempre fatto, sono 10 anni, non smetterò adesso, e questo è quanto. Ripeto, non mi dà fastidio, se è sembrato che mi desse fastidio, se la gente si interessa alla mia vita privata, mi dispiace, perché non è assolutamente così e vi chiedo scusa, non è assolutamente così. D'altra parte, appunto, non accetto insulti grossi e pesanti, perché non sono una ragazzina e non mi conosci, quindi insomma gli insulti teneteli per te. Divento polemica adesso, no, però è vero, rispondo sempre con molto garbo a queste cose, almeno lo spero, ma non, ripeto, non le accetto più determinate cose, però se arrivano ci faccio una grossa risata, e non, spero non siate arrabbiati con me se alcune cose non le condivido, ma capitemi, neanch'io sono perfetta e quindi cerco di creare i contenuti e cerco di vivere la mia vita al meglio che posso. Grazie se avete consigli per me, ma tante volte gli sbagli sono, non voglio, cioè, come dire, devo farli da sola gli sbagli, è il mio percorso di vita, chi mi segue può solo commentare la mia vita ma non può pretendere di cambiarla, e quindi bisogna anche capire che determinati sbagli forse vanno fatti nella vita. Tutti gli sbagli che ho fatto mi hanno portato a questo momento, io adesso sono contenta, sono felice, sono serena, quindi forse è giusto che sia così, e se qualcuno ha dei consigli buoni per me ma io comunque non li seguo, sappiate che non seguo manco i miei buoni consigli che mi do da sola, quindi figuratevi, io sono nota per non accettare tanto consigli, o magari dico sì e poi non riesco a prenderlo nemmeno in considerazione, sono così, questo è forse un mio difetto, perché anche quando so che una persona ha ragione io non riesco a seguire il suo consiglio, anche quando so che io stessa ho ragione, mi do i consigli, non riesco a seguirli, sempre il discorso di Alice nel Paese delle Meraviglie, ok? Sono un po' io, forse per questo che ho la fissa per quel cartone animato e lo menziono ogni 2 per 3, comunque è mezz'ora che voglio finire questo video e che io non riesco a staccarmi dalla videocamera. Questo è quanto, volevo chiarire, non so se ho chiarito, ma sappiate che vi voglio bene, grazie per i vostri bei messaggi, anche se non rispondo a tutti, anche se non clicco sempre allow, anche su Instagram, sui messaggi in direct, sappiate che li leggo tutti, vi voglio bene, vi apprezzo, non vi do per scontati, se mi vedete salutatemi, se mi vedete per la strada non vi mangio, e basta, questo è quanto, scusate se per domani non ci sarà un video, ma appunto con questa trasferta a Berlino sarà un po' più complicato, però ho tanti video in arrivo e vi voglio tanto bene, ciao!